In questi anni la città metropolitana ha lavorato molto su questi temi, costruire un'agenda del cibo anche nelle mense scolastiche, è importante. Sì, è sicuramente una scelta molto importante. Il momento di oggi raccoglie le voci e le esperienze di tanti soggetti assai qualificati da questo punto di vista. L'obiettivo è rendere la persona fin dalla più tenera età consapevole dell'importanza di ciò che mangia. Abbiamo un'eredità, devo dire, come città metropolitana, che è quella della provincia di Torino, molto qualificante da questo punto di vista. Cito il paniere, uno tra tutti i progetti. Noi sappiamo per certo che mangiare bene significa vivere meglio. Se questa consapevolezza entra nell'ambito scolastico, può attraverso anche la scuola incidere sulla vita e sulle scelte delle famiglie, e questo non può che essere una prassi molto buona a livello di città metropolitana. Si arriverà a dotarsi di uno strumento come un capitolato tipo per l'appalto delle mense scolastiche, ma anche un vademecum per i ragazzi che vanno a scuola di educazione alimentare? Sì, uno degli spunti di oggi molto interessante è il coinvolgere in questo percorso proprio gli studenti, perché l'essere protagonisti della scelta sicuramente facilita anche la consapevolezza. Sarà un aspetto, diciamo così, una prassi di riferimento, perché ovviamente, come abbiamo avuto modo di sentire, il percorso che dobbiamo affrontare è ancora abbastanza lungo. Spesso il problema del costo degli alimenti incide ed è uno degli aspetti che dobbiamo assolutamente affrontare. Volevo sottolineare l'importanza anche di valorizzare la produzione a livello territoriale. La città metropolitana di Torino, da questo punto di vista, può essere davvero un soggetto unico a livello nazionale, perché abbiamo un territorio molto ampio, la parte rurale è molto significativa. Riuscire a far sì che questa offerta scolastica intercetti anche l'economia agricola, sono certa che porterebbe frutti, già li sta portando, ma ovviamente ci auspichiamo in misura più significativa, qualificati per tutti.